Tra risate e giochi ha preso il via il Gioca Estate. Gioca, impara, cresci. L'evento, che si terrà dal 14 giugno al 3 luglio, ha previsto la partecipazione di bambini dai 6 ai 12 anni, organizzato dall'assessorato ai servizi sociali in collaborazione con l'associazione La Locomotiva. Anche la nuova amministrazione ha voluto continuare nell'iniziativa del Gioca Estate. Abbiamo voluto fortemente organizzare il Gioca Estate rimanendo qui a Latiano. Mi sembrava facile organizzare un gioco estate e accompagnare i bambini nei centri estivi organizzati come quello che troviamo a Monopoli o a Cellino San Marco. Invece l'amministrazione ha voluto sfruttare le strutture che abbiamo qui nel nostro paese. I bambini verranno qui la mattina alle 8:30, sono stati affidati ad un'associazione con 16 animatori e animatrici e giocheranno sfruttando quello che abbiamo sul nostro territorio. La base logistica di questo nuovo centro estate è la scuola elementare Filippo Enrico. Ringrazio il dirigente scolastico Muciagli per averci dato il permesso di utilizzare la struttura della scuola elementare. Verranno utilizzati anche i giardini pubblici e altre strutture sparse sul territorio. Obiettivo, quello di offrire attraverso varie attività, giochi ed escursioni, opportunità ludiche e ricreative, orientate al raggiungimento di finalità educative, di svago, confronto e relazione. Noi vorremmo creare anche un incontro intergenerazionale con gli anziani, infatti ci sarà comunque una giornata dedicata alla riscoperta dei giochi di una volta, preventivamente andando a visitare i musei e poi costruendoli manualmente appunto con l'aiuto degli anziani. Poi si andranno a fare anche delle escursioni con dei laboratori specifici presso Muro Tenente, così i bambini si improvviseranno piccoli archeologi in modo che da riscoprire anche le scoperte del proprio passato. Poi per tenere comunque i bambini sempre allegri ci saranno una serie di attività laboratoriali, queste attività principalmente manuali e teatrali, dove si realizzeranno sempre dei manufatti creati dai bambini, soprattutto con materiali di riciclo, perché si vuole insegnare un'educazione anche ambientale, perché la crescita del bambino si fonda anche su un'educazione anche ambientale nel rispetto comunque dell'ambiente circostante. Questo qua in collaborazione anche con la Monteco, ci sarà una giornata dedicata a Ripuliamo il Parco, nel quale i bambini prima faranno pure delle lezioni rispetto al ciclo dei rifiuti e poi attraverso questi materiali di scarto ricreeranno dei nuovi giochi. Il tutto si chiuderà con una grande festa finale e con l'intervento di Procopio, che è un inventore di giochi, che esplorerà i bambini alla creatività e all'invenzione. Buon divertimento a tutti!